Se dovessimo riassumere in una sola parola tutto il contenuto dell'arte di Alessandro Giorgetti per fare una sorta di esegetica della sua pittura, questa parola sarebbe la parola fenomeno. Fenomeno deriva dall'antico greco phainomai, che vuol dire apparire, mostrarsi, sembrare. E infatti l'arte di Alessandro Giorgetti ci appare, ci mostra, in quanto Alessandro Giorgetti è indagatore di fenomeni. Io ho molto pensiero prima di realizzare un progetto. L'arte va oltre, va verso tutte le forme attorno alla pittura. Non sono uno che fa tanti esperimenti, solitamente se mi metto davanti alla tela il quadro nasce di getto. Il phainomai è anche uno dei punti cardine della filosofia di Kant. Kant sostiene che se l'uomo può solo percepire le cose per come gli sembrano, non per come esse sono, probabilmente è proprio in questo senso che scopriamo l'arte di Alessandro Giorgetti. Rappresento Giorgetti soprattutto nel mercato asiatico, quindi l'ho portato ad Hong Kong, l'ho portato alle fiere in Singapore. Mi sono sempre scontrata con lui perché siamo due personaggi molto istintivi, se si può dire, e lui è un personaggio, come tutti gli artisti, molto egocentrico, penso come tanti artisti egocentrico, molto sicuro di sé, e questa caratteristica è una caratteristica che a volte mi ha messo in difficoltà di fronte a certi progetti, però devo riconoscergli che è veramente un artista. L'ho rivisto sotto questa sua altra arte, che è questa qua del pittore, diciamo così, e non mi sono meravigliato assolutamente, perché Sandro è un artista vero dentro, cioè lui è un creativo, capito? Quindi si è espresso nella musica, adesso si esprime nell'arte, nelle cose, ma si può esprimere in qualsiasi cosa lui, perché lui è proprio un creativo dentro. Parto da un video, da una presentazione che giro, monto, e ancora le opere devono nascere, quindi nasce tutto il progetto così. Addirittura scrivo, creo una storia, penso alla musica e poi alla fine le opere nascono alla fine di questo progetto. E fin quando non sono convinto che il progetto sia totalmente chiuso, continuo ad arrivare fino alla fine. A volte un anno dura tutto questo percorso, che finisce con la mia firma, e lì è il momento più brutto, che lo dico anche in varie interviste, che per me quello è il momento che lascio le mie opere, la mia arte, al giudizio soprattutto della gente, che poi da quel momento in poi, ecco, quell'opera non è più mia. Ecco, ognuno poi le leggerà a modo proprio. Mi piace, credo, il concetto che sta alla base di un suo quadro, di ogni suo quadro. Lavora con i progetti, lavora con collezioni, e mi piace tantissimo questa cosa. È difficile dire da dove viene l'ispirazione, sai, io sono un notturno. E quando c'è silenzio sento i richiami. Mi piace Giorgetti, ci siamo conosciuti, diciamo, in una situazione un po' particolare fuori dall'arte, quindi come persona già mi andava bene, come amico, poi ho conosciuto la sua arte. Attenzione, io non sono una collezionista, sono un'imprenditrice, un'investitrice, cioè investo nell'arte di Giorgetti. Che vuol dire? Vuol dire che compro perché vedo potenziale nell'arte di Giorgetti per rivendere. Attraverso il pensiero, attraverso la progettazione di una collezione, in Alessandro Giorgetti nasce il concept che porta questo artista a veder trasformate le sue idee in opere d'arte. Ecco che torna ancora il phainomai, l'apparire, il mostrare, il fenomeno che lui indaga. Ascoltiamo allora dalle parole vive di Alessandro Giorgetti come si manifesta, come si concretizza questo percorso e questo processo. L'input solitamente viene anche da una parola, da un titolo, a volte da una piccola cosa banale. Può comunque nascere un progetto importante, anche Crucis Web è nato per caso. Pensavo un giorno, ero lì davanti al computer, ho detto ma stiamo sempre dentro questa realtà e quasi dimentichiamo la realtà che c'è fuori, quasi come una via Crucis. E da là mi è venuto Crucis Web. Poi man mano che va avanti il progetto alimenti, inserisci, ci sono gli insert della vita, no?
Io li lascio decantare i miei progetti, molto. Il progetto Crucis Web, ad esempio, è nato con le tre opere grandi e avevo pensato di creare delle opere piccole. Le opere grandi sono 180x120 e ho detto voglio andare totalmente all'estremo opposto, cioè creare delle opere micro, 6 cm per 4, perché proprio per far capire che comunque l'arte, cioè quello che vede lo spettatore non è altro che l'immagine che se ne fa il cervello. Quindi non ha senso, o grande o piccola, se tu chiudi gli occhi dopo che vedi un'opera, comunque o è piccolo o è grande, nel cervello hai quell'immagine. Allora ho detto voglio dare questa, le mie opere non hanno, voglio dimostrare che non hanno bisogno di essere enormi o essere troppo piccole, sono. E dopo quelle, l'ultima parte del Crucis Web invece, qui è subentrato il gallerista Deodato, che mi ha detto guarda, ho pensato, io avevo delle frasi di mia filosofia, non so, gioca spesso con i tuoi figli, cioè queste frasi banali però che racchiudono dentro delle cose molto importanti e sono dei consigli che io volevo dare, diciamo, agli interlocutori e dire ascoltate, guida piano, cioè, però detta in un modo diretto. Ho studiato queste 14 frasi e Deodato ha avuto questa genialità di dire ma perché non le associamo a delle frasi della Bibbia che comunque hanno un ponte, hanno un senso. Qui è subentrato lui e nascono quindi le porte d'ingresso, no? Queste porte d'ingresso alla vita, alla realtà. Ascoltiamo adesso Deodato Salafia, proud owner della Galleria Deodato, e sentiamo il suo punto di vista su Giorgetti. Ma dal punto di vista di artista devo dire Alessandro è un artista che è piuttosto interessante avere in galleria ed è anche abbastanza semplice trattare, per un semplice discorso. È uno dei pochi artisti che lavora per collezioni, quindi ogni suo pezzo è unico due volte, unico perché è un pezzo unico, e su tutti i fatti ovviamente con olio e quindi di questo è stato già sicuramente detto, ma è unico perché fa parte di una collezione unica che lui quando pensa, progetta e realizza e poi non ripete più. Tante volte abbiamo avuto tante richieste di ripetere determinati progetti tipo Frame 100 ma anche altri, però ovviamente sono andati. Questo per un gallerista pone il problema di dover dire tanti no dopo che l'opera è stata venduta, però è una grande facilità perché di ogni opera si potrebbe stare a parlare ore.